Un salutissimo agli amici di Mitico Snack. Allora, ragazzi, qualche video fa vi avevo portato un vlog che quel vlog avevo detto una frase che ricollega a questo unboxing. Quindi vi dirò qualche dettaglio subito dopo la sigla, dai. Allora ragazzi, questo unboxing, beh, sarà diviso leggermente in varie parti perché adesso che è venerdì, quindi ho l'unboxing di un primo dispositivo, poi domenica che dovrebbe uscire il video alle 11, ci saranno gli altri pacchi che arriveranno da parte di Amazon. Allora, intanto cominciamo ad aprire quest'altro pacco. Intanto potete già vederlo da qui, sì, potete vederlo che è un Google Home Mini. L'ho trovato in offerta in un centro commerciale, ho detto perché non prenderlo e l'ho pagato 25 euro. Allora, ricollegandomi un po' a quel vlog di cui avevo detto, questa casa pian piano la renderò smart e domotizzata. E beh, sì, è arrivato il momento, un dispositivo alla volta, questa casa sarà veramente smart. Allora, andiamo subito ad aprire questo Google Home Mini. Eccolo qua. Allora, intanto qui potete già vantare anche della seconda inquadratura. Ok, allora, perfetto. Andiamo subito, vediamo un po' come è strutturata la confezione. Ah, tipo Amazon, quindi ci sta qui la linguetta. E voilà, andiamo subito ad aprirlo. E beh, ragazzi, allora, carino, veramente carino. Grigio sotto rosso, sì, ci sta. Vabbè, porta ancora la dannata micro USB, ma ce lo teniamo così. Beh, devo dire che è davvero niente male, dai. Qui abbiamo il pulsantino che va a disattivare il microfono. E ragazzi, allora, questo Home Mini non è che avessi intenzione di comprarlo, però stavo in quel centro commerciale a gruppo Comet, se non erro, una cosa del genere, ma non per fare pubblicità. E mi sono recato all'interno visitando varie cose. Ho visto questo Google Home Mini, ve lo faccio rivedere da qui, e stava in offerta da 59 euro a 24,99 euro. Ho detto perché non prenderlo, magari lo utilizzerò come secondo dispositivo. Secondo dispositivo, perché poi vedrete nel corso di questo video il restante dell'unboxing che poi arriveranno domenica mattina. Quindi questo video uscirà di pomeriggio, domenica di pomeriggio. Allora, innanzitutto vediamo un attimino cosa comprende la scatola. Allora, a parte la solita manualistica, eccola qui, perfetto, che non vado nemmeno a leggere perché ormai già conosco tutte le funzioni. E poi abbiamo il cavo di alimentazione micro USB, come già vi ho detto prima. E adesso non resta altro che andare a configurare questo Google Home Mini. Allora, durante la configurazione non andrò ad utilizzare questo microfono, ma l'audio sarà catturato direttamente dalla fotocamera. Quindi, ragazzi, mi scuso per la clip che verrà subito dopo. Allora, rieccolo qua, ve lo faccio rivedere. Adesso partiamo subito con la configurazione. Allora, carissimi amici di Medico Snack, beh, intanto potete vedere ancora i softbox in azione. Allora, io questo Home Mini lo piazzerò lì sotto dove ci sta, sì, ok, la Smart TV, dove ci sta la connessione internet. Quindi lo piazzo proprio, vi faccio vedere meglio, proprio qua sotto qui, magari andrà affiancato direttamente al modem, così almeno, beh, posso guardarlo quando andrà in azione. Allora, io adesso mi piazzo qui con la fotocamera e faremo insieme la configurazione.
Ok ragazzi, ho fatto, come avete potuto vedere dalla clip, ho messo qui il mio Google Home Mini, anche perché è proprio lì di Ramobile. Vi faccio vedere, è una cosa abbastanza carina e molto ben strutturata. Intanto, beh, il suono d'accensione. Ti diamo il benvenuto in Google Home. Per iniziare, scarica l'app Google Home sul telefono o tablet. Beh, ok, questa cosa la sapevo, intanto ti ringrazio Google. E vi stavo dicendo, dietro ci sta un foro dove posso far passare tutti i miei cavi e vi faccio vedere anche un'altra cosa. Quindi, il modem, come potete vedere, va a nascondere quel foro, quindi non si vedrà nessun tipo di cavetteria. E qui dietro invece ho la ciabatta dove collegare tutte le prese elettriche. Diciamo che sono abbastanza organizzato sotto questo punto di vista. Adesso passiamo alla configurazione del Home Mini e qualche prova. Allora, carissimi amici di Mythical Snake, ecco qui. Allora, facciamo mettere a fuoco, ho finito la configurazione del Google Home Mini. C'è stata anche la fase di aggiornamento, però quella fase lì ve l'ho evitata. Adesso è arrivato il momento di provarlo e vediamo un po' come funziona, anche se io già lo so come funziona, ma vabbè, proviamolo lo stesso. Ok Google, riproduci qualche video di Mythical Snake. Video di Mythical Snake da YouTube su Salotto, certo. Beh ragazzi, ovviamente ha riprodotto il mio ultimo video, ma... Gli amici di Mythical Snake, allora okay. Ragazzi, questo è un altro video di collaborazione. Ok Google, stop! Beh ragazzi, devo dire che funziona veramente molto bene, quindi già, come potete vedere da qui, ho già unificato gli ambienti, ok? Quindi salotto, qui potete vedere il Home Mini, il Chromecast, vabbè, qui devo recuperare il Google Home, la versione, l'altra versione che già conoscete, che vi ho portato qui sul canale, che poi dovrò recuperare da Napoli. Allora, beh, questa era la prima parte dell'unboxing più la configurazione del Google Home Mini. Poi, beh, l'altra parte dell'unboxing, che saranno sempre dispositivi smart, arriverà nelle prossime ore. Quindi ragazzi, contate, come detto all'inizio del video, adesso è venerdì, vi ho unboxato questo dispositivo, anche se già in molti lo conoscono. Quindi domenica mattina il video non uscirà alle 11, quindi questa mattina non è uscita alle 11, ma uscirà nel pomeriggio per via di questo unboxing. Carissimi amici, rieccomi qua e continuiamo questo unboxing. Sta diventando un po' un vlog nell'unboxing, sì, quindi sarà chiamato tipo vlogsing e ruberò in merito al canale Snuggle. Allora, ragazzi, intanto vi faccio vedere che sta quasi tutto per arrivare. Voglio censurarvi i prodotti perché li vedete dopo nell'unboxing, ok? E io nel frattempo, beh, non posso far altro che preparare l'attrezzatura, ovvero il microfono che mi servirà per catturare l'audio, ok, un secondo smartphone che mi consente di registrare l'audio con quel microfono che vi ho appena fatto vedere, e adesso non resta altro che preparare
i softbox qua in camera. Ma nel frattempo, colazione. Ragazzi, non sapete quanto è bello inzuppare merendine nel latte freddo. Mi piace un sacco. Allora ragazzi, beh, fatto colazione, avrei dovuto prendere anche il caffè perché solitamente prendo anche quello. Però, beh, dopo che saranno arrivati i pacchi, dopo aver girato l'unboxing e pubblicato, magari vado a prendermi un buon caffè. Nel frattempo vi faccio vedere una cosa. Raga, vi ricordate il tavolo che vi ho mostrato quando vi ho presentato la mia casa? Beh, questo tavolo da questo video in poi diventerà il mio tavolo degli unboxing, e magari anche per qualche altro video un pochino più strutturato. E nel frattempo ragazzi, guardate un po', nemmeno il tempo di dirvelo, sono arrivati i due pacchi Amazon. Beh, qui ci stanno i due prodotti che, beh, dopo andrò a configurare. Quindi ragazzi, vado a prendere tutto per fare questo unboxing. Allora, carissimi amici di Mythical Snake, proprio mentre stavo preparando tutta l'attrezzatura per girare questo unboxing, mi bussa il corriere, ovvero mi chiama il corriere, perché il nome ancora non lo devo mettere, ma devo sbrigarmi a farlo. Qui sono arrivati i due pacchi Amazon, uno che è abbastanza grande e l'altro. Quindi ragazzi, io procedo subito con questo unboxing, quindi continuiamolo. Allora, intanto prendo il mio coltellino, apriamo prima quello grande, va, così lo togliamo subito dalle scatole. Vabbè, andiamo avanti. Allora, sì, è vero, abbiamo un'apertura facilitata, però comunque vado ad utilizzare il coltellino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora raga, beh, io intanto lo tolgo dalla confezione e buttiamo questo. Voilà, ciao scatolo. Allora raga, vi faccio vedere qui dalla seconda inquadratura. Sì, avete visto bene, sono delle lampadine smart. Perché queste qui io le andrò a piazzare all'interno della casa, quindi quattro lampadine, quattro camere, e sì, ci sono. Allora apriamole un attimino e voilà. A quanto vedo, qui abbiamo anche l'applicazione direttamente dal Play Store o App Store, che consente di scaricare l'applicazione ufficiale. E raga, compatibile sia con Alexa e sia con il Google Home. Allora andiamo subito ad aprirle, vediamo un po' come sono. Allora, beh, sono delle normali lampadine. Allora, eccole qua. Quindi queste qui saranno installate in tutta la casa. Abbiamo una confezione da quattro lampadine, quindi ragazzi, queste quattro lampadine io le andrò ad installare in tutta la casa. Magari dopo, se riesco, vi porterò anche la configurazione di una delle quattro, ma non lo so, devo vedere un po' per quanto riguarda la tempistica del video a che andremo a finire. Allora, le lampadine le abbiamo viste, quindi mettiamole un attimino a parte. Adesso qui raga, qui abbiamo il pezzo forte. Quindi ragazzi, beh, l'ho visto in offerta e non ho potuto far altro che acquistarlo. Allora, sempre il solito coltellino, voglio essere brutale quando apro i pacchi. Allora togliamolo così e buttiamo via anche questa. Ciao.
vabbè, poi dopo toglierò tutto dalle scatole. Allora ragazzi, eccolo qua, l'Echo Dot di Amazon. Ok, sì, allora stava a prezzo di circa 40 euro, però sono riuscito a pagarlo su Amazon attorno ai 25 euro. Quindi l'Echo Dot di Amazon, beh, volevo provarlo perché era già da un po' che Alexa mi tentava. Apertura facilitata sulla parte frontale e voilà, eccolo qua. Beh ragazzi, devo dire che è veramente carino. Dopo devo solo configurarlo, togliamo le pellicole e voilà. Ok, momento delle pellicole, non si toglie a nessuno. Beh, devo dire che è una bella rifinitura, quindi parte opaca sulla parte superiore, tutti i pulsanti, volume, accensione, spegnimento microfono, e questa rifinitura in pelle sulla parte laterale, e dietro abbiamo i due connettori. All'interno, vediamo un attimino, andiamo subito a controllare. Ok, e vabbè, ci sta la solita manualistica che io nemmeno utilizzerò, nemmeno leggerò, ma qui abbiamo anche l'alimentatore. Allora, questo Amazon Echo, sì, ho detto bene, sì, andrà piazzato nella mia camera da letto, perché magari avrò qui il Google Home e nella camera da letto avrò Alexa. Quindi queste lampadine qui e Alexa e Google Home saranno tutti configurati, quindi sia con Alexa e sia con il Google Home. Scusa, non credo di aver capito. Non ho detto, ok? Bravo. Allora, è partito da solo, va bene. Allora, stavo dicendo, queste lampadine che ho acquistato, che sono qui con me, le andrò a configurare sia con il Google Home e sia con Alexa. Allora, carissimi amici di Mitico Snake, rieccomi qua. Questo unboxing io lo posso reputare finito qui. Allora, intanto da qui potete vedere già Alexa in funzione, perché sono già riuscito a configurarlo, e magari, beh, la riattivo un attimino. Alexa, come ti senti? Bene, grazie. Per la giornata degli studenti vorrei fare un grande applauso a tutti i bimbi e ragazzi che quest'anno hanno Alexa, saputo mettersi... basta. Ok, disattiviamo nuovamente il microfono, perché altrimenti ogni qualvolta che pronuncerò il suo nome, beh, Alexa parlerà sempre. Alcune volte è un po' logorroica, già l'ho provata. Allora, intanto, qui vedete tutto quello che ho combinato qui sul piano dell'unboxing, sul tavolo dell'unboxing, quindi lampadine vecchie, confezioni delle vecchie lampadine, e io intanto già ho installato le quattro lampadine nelle varie camere. Voglio evitarvi la fase della configurazione perché, per sfigato per come sono, sicuramente troverò dei problemi. Quindi ragazzi, vi aggiornerò nelle mie storie Instagram per quanto riguarda le configurazioni delle quattro lampadine. Allora, intanto qui ritorniamo un attimino qui, sia per quanto riguarda queste lampadine e sia per quanto riguarda Alexa. Intanto qui abbiamo anche la confezione dell'Echo Dot Alexa. Vi lascio i link qua in basso in descrizione, quindi il tutto, sia le quattro lampadine e sia l'Echo Dot Alexa, ho pagato attorno ai 55 euro, quindi devo dire che era tutto in offerta e non ho perso tempo nell'acquistarli. Allora ragazzi, se questo unboxing vi è piaciuto, vi raccomando, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. Quindi se anche voi avete Alexa, se avete mai acquistato delle lampadine smart, insomma, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, raga, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su che aiutano veramente il canale. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale perché mi aiutate tantissimo. Intanto abbiamo superato i 7000 iscritti, quindi ragazzi, veramente grazie di vero cuore. Fatemi controllare solo un attimino una cosa, perché non sono certo che stia registrando. Ok, allora sì, intanto ho cambiato anche dispositivo per catturare l'audio dei miei video. È un vecchio smartphone, però devo dire che sta facendo abbastanza bene il suo lavoro. Quindi in questo unboxing avete scoperto un pochino di cose. E stavo dicendo, condividete questi video perché aiutano veramente molto il canale.
Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per essere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto raga, seguitemi anche su Instagram, perché è lì che vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. E noi ci vediamo sempre qui domenica prossima con un nuovo video. Ciao!